Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Serviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi. Per fare questo glitch i requisiti sono due garage del CEO, due amici che vi aiutano e l'auto che volete duplicare, e nell'altro garage del CEO dovrete avere una LG normale che andrà a servire per mettere il clone in pratica. Io adesso vi faccio vedere, nel primo garage avevo due LG retro custom, quindi questo significa che io andrò a fare due duplicazioni contemporaneamente e le duplicherò con queste due LG normali ragazzi. Quindi fate bene attenzione, i garage devono essere tutti pieni ragazzi, e il glitch funziona solamente con auto custom, perché se duplicate auto di lusso non vi pagherà un cazzo. Detto questo, se avete tutti i requisiti possiamo partire. Allora, nel frattempo il terzo amico che sta con noi andrà in un lavoro da titani e resterà nella missione con la sessione chiusa o aperta indifferente. L'altro amico invece salirà con noi in auto, noi andremo ad unirci all'amico che è nella missione un lavoro da titano, e nel frattempo spammeremo, dopo che ci siamo andati a unire, spammeremo freccetta e tantissime volte X in maniera da accettare, freccetta destra e tante volte X in maniera da accettare tutti quanti i messaggi che riceveremo. Una volta fatto ciò ragazzi, come potete vedere, l'auto sparirà e il nostro amico sparirà. Quindi l'amico che è dentro la missione o lavoro da titano potrà uscire, perché oramai non ci servirà più. Dopo un pochino il nostro amico tornerà, se vedete che non torna fate il cambio dei veicoli in maniera tale che comunque lo vedrete respawnare dentro il garage. Quando il nostro amico sarà respawnato e l'auto sarà anch'essa respawnata, come in questo caso, siamo pronti per fare il glitch ragazzi. Che cosa dobbiamo fare? Lasciamo il nostro amico nel garage, perché tanto non potrà muoversi, avrà una schermata nera, quindi sarà immobile in quella schermata. Andiamo nell'altro garage ragazzi, dove avevamo i veicoli RH8 normali, e li cambiamo con le RH8 dell'altro garage. Dobbiamo fare solamente uno scambio, come state vedendo ragazzi. Queste sono le auto che erano nell'altro garage, quindi facciamo questo scambio e il gioco è fatto ragazzi. C'è ancora un altro paio di passaggi da fare, ma non è nulla di difficile. Intanto il nostro amico rimarrà lì, e quindi noi l'unica cosa che adesso dovremmo fare è prendere un'auto di strada e andare allo Santos Custom. Quindi prenderemo un'auto di strada tipo questa qui e andremo allo Santos Custom e metteremo semplicemente il segnalatore a quest'auto. Questo passaggio ragazzi, questo procedimento di mettere il segnalatore all'auto, servirà per salvare le auto che noi stiamo duplicando, o meglio non le auto tutte e due, ma ne salverà solo una, e adesso vi farò vedere e anche la ragione per cui dovreste avere tutti i garage pieni. Quindi andiamo allo Santos Custom, mettiamo il segnalatore, ok, ci chiederà di sostituire perché abbiamo tutti i garage pieni, e noi andiamo a sostituire ragazzi con una delle LG RH8, non retro custom mi raccomando, RH8, che abbiamo spostato nell'altro garage. Lo so, sembra complicato da capire, però non è complicato, rimandate il video e sicuramente lo capirete. Diventate presidenti, rinviate l'auto al deposito e prendete un'altra auto di strada.
un'altra auto qualunque, insomma, e fate lo stesso identico procedimento, ragazzi. Entrate nello Santos Custom e andate a mettere il segnalatore, andate a mettere il segnalatore e l'andate a sostituire con l'altra LG normale, ragazzi. Quindi andiamo a fare la sostituzione nel garage che stavamo facendo il glitch e l'andiamo a sostituire con la LG normale. Il gioco è fatto, ragazzi, possiamo tornare tranquillamente al nostro CEO. Rimandiamo il veicolo e torniamo al CEO e abbiamo un ultimissimo passaggio da fare per rendere effettive le nostre auto, ragazzi. Allora, questo glitch lo può fare sia chi ha la targa personalizzata sia chi non ha la targa personalizzata, ragazzi, quindi lo possono fare tutti, basta che abbiate i semplici requisiti che ho elencato finora. A questo punto, ragazzi, entrate nel garage dove avete messo le RH8 normali, che adesso sono diventate retro custom. Entrate dentro l'officina, perché dovete avere un'officina dentro al CEO, perché se fate uscire queste auto dal CEO diventeranno normalissime auto di strada. Gli mettete una targa personalizzata se l'avete, o cambiate semplicemente il colore della targa, non è quello il problema, ragazzi. E questo lo fate per tutte le duplicazioni che avete fatto. Io in questo caso ne ho duplicate due, perché ne avevo due, però potete duplicarne anche 4, 8 alla volta, 10 alla volta, 100 alla volta, no, però comunque le potete duplicare. Quanto tiene un garage del CEO? 20 posti. Voi potrete duplicare 20 auto alla volta. Il glitch è abbastanza semplice, non lamentatevi come sempre, è troppi passaggi e non ho capito. Riguardatevi il video, ragazzi, riguardate il video. Io ci impiego parecchio tempo per editare un video e molta pazienza. Voi invece, per dire non ho capito, ci impiegate un microsecondo e mi rompete i coglioni. Quindi abbiate un attimino di pazienza e guardate bene il video, ragazzi. Quindi, una volta fatto il tutto, io vi faccio vedere, ragazzi, che nell'altro garage ho le LG che ho duplicato, insomma. Eccole qui, queste stavano nell'altro garage e l'ho portate qui. Quindi da 2 sono diventate 4. Il glitch è veramente spettacolare, approfittatene prima che venga patchato. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.